Prosegue a gonfie vele la raccolta firme del chiosco Bonobao in Piazzale Martiri della Libertà. La panineria notturna dovrebbe chiudere a fine aprile, ma il titolare Peter Manfredini non ci sta. La petizione cartacea che abbiamo lì da una settimana ha già raccolto oltre le 1500 firme e la nostra petizione online siamo oltre le 3000 firme. Siamo vicini alle 3.500 al momento. Ringrazio molto i cittadini, i clienti, perché comunque nonostante i problemi sappiamo che sono dalla nostra parte, ci aiutano e ci pensano, almeno in questo momento di difficoltà. Oggi Peter vuole anche fare alcune precisazioni su alcune dichiarazioni fatte da un comitato vicino. Il comune stava ancora valutando il bando per decidere varie cose, ma non è purtroppo vero perché il bando è già uscito, già ufficiale, già dal 26 febbraio, quindi è già uscito. E poi volevo anche precisare che c'è anche scritto una proposta che il comune vorrebbe forse dialogare con noi, ma io invece purtroppo mi trovo a smentire anche quello perché al momento non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione o siamo stati contattati dall'aggiunto dal comune. Secondo il comitato però la notte si sentirebbero schiamazzi e la confusione si protrarrebbe fino alle 6 del mattino. Ovviamente rispetto al non esserci niente, quando c'è della clientela c'è un po' di schiamazzo e mormorio, però vorrei precisare che noi abbiamo fatto anche delle registrazioni audiofoniche in cui rientriamo all'interno dei decibel consentiti. In 11 anni non abbiamo mai ricevuto una denuncia, una multa, un verbale o un controllo andata male che potesse accertare che siamo veramente un disturbo. Quindi io comunque sia mi scuso ovviamente coi vicini perché rispetto al niente, come ripeto, può esserci un disturbo, ma non un disturbo tale da causare al comune da impedirci di lavorare.